La TG Meridiano di Toscana TV, veniamo subito con la cronaca e andiamo all'Abetone perché coinvolto dal maltempo un uomo è stato soccorso con le ciaspole perché l'eli soccorso non era riuscito a volare. Patrizio Ceccarelli. Un salvataggio complicato dalle avverse condizioni meteorologiche, dal buio, quello che ieri sera ha visto protagonisti i vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese che sono intervenuti su richiesta del 118 al rifugio Lago Nero di Abetone Cutigliano per soccorrere un uomo di 70 anni che aveva avuto un malore. I vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere il punto di intervento camminando con le ciaspole nella neve. Infatti, vista l'impossibilità di arrivare in quota con l'elisoccorso Pegaso del 118 a causa delle condizioni meteorologiche, una squadra è partita da valle con le ciaspole, mentre contemporaneamente personale della Guardia di Finanza del punto di soccorso avanzato di Abetone ha raggiunto il rifugio da monte affrontando con gli sci un altro versante della montagna pistoiese. I soccorritori si sono trovati circa a metà strada, quindi hanno portato l'uomo di 70 anni con la barella toboga nel luogo di ritrovo dove era stata fatta arrivare un'ambulanza con personale sanitario del 118 che ha trasportato il paziente all'ospedale di San Marcello. Sul posto anche personale del club alpino. E a Firenze il ponte Vespucci torna transitabile per i pedoni. Il passaggio chiuso sabato scorso in via precauzionale a causa dell'innalzamento dell'Arno dovuto alla pioggia incessante che si è abbattuta su tutta la regione lo scorso weekend è stato riaperto. Il ponte sorvegliato speciale dopo il crollo del viadotto di Genova era già interdetto ai veicoli dallo scorso novembre quando erano iniziati i lavori per la messa in sicurezza della struttura. E adesso invece andiamo a Quarrata, in provincia di Pistoia, perché c'è il bilancio della Polizia Municipale. Calano gli incidenti, però aumentano le infrazioni per assicurazione o revisione scaduta. Patrizio Ceccarelli. Calano gli incidenti ma aumentano gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, in crescita le infrazioni per circolazione con assicurazione o revisione scaduta, stabili i controlli sulle infrazioni al codice della strada. Questi alcuni dei dati che emergono dal rapporto sulle attività svolte nel 2018 dalla Polizia Municipale di Quarrata. Sono molto soddisfatto, afferma il sindaco Marco Mazzanti, dei risultati ottenuti dal Comando di Polizia Municipale di Quarrata che svolge un ruolo importantissimo per la nostra comunità, sia per il rispetto della civile convivenza che per lo sviluppo di tutta una serie di attività necessarie per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, nel 2018 la Polizia Municipale di Quarrata ha rilevato 75 incidenti, di cui 58 con feriti. In totale le persone coinvolte che hanno riportato lesioni sono state 78, di cui 3 decedute a seguito dei traumi subiti. 106 sono stati invece gli accertamenti in materia ambientale e di sicurezza pubblica, contestate 42 infrazioni in materia di animali d'affezione, 10 accertamenti per violazione dell'obbligo vaccinale e 12 per violazione dell'obbligo scolastico. C'è la notizia dell'ultima ora scoperta dalla Guardia di Finanza di Firenze e dalla Gendarmeria francese, un'organizzazione criminale specializzata nel traffico transnazionale di denaro e altri valori di provenienza illecita, operante tra Francia, Algeria e Italia, arrestate 19 persone, per la maggior parte nordafricani, e sequestrate 500.000 euro in contanti, ma anche oro per un valore di oltre 1 milione di euro, orologi di lusso e 10 auto, e le perquisizioni sono state effettuate in Francia ma anche in Italia, Firenze, Arezzo, Brescia e Roma. Adesso invece andiamo a Grosseto e cambiamo decisamente argomento perché parliamo del successo del concerto dell'orchestra del maggio, ma ci dice tutto Carlo Sestini.
Un teatro moderno gremito, una performance artistica di grandissima qualità. Possiamo raccontare così il secondo concerto nell'arco di 2 anni a Grosseto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal maestro Alvise Casellati. Ancora una volta i maremmani hanno fatto sentire la loro presenza, un evento culturale di prim'ordine promosso da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con il Comune di Grosseto e la Prefettura. Questa volta poi, a impreziosire l'evento, è arrivata la visita privata del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la seconda carica dello Stato a Grosseto, per assistere al concerto diretto dal figlio Alvise. In programma la Sinfonia 38 in Re maggiore K504 Praga di Mozart e la Sinfonia 2 in Re maggiore 36 di Ludwig van Beethoven. Ogni sera è una bellissima occasione per portare questa bellissima musica al pubblico, e quindi stasera siamo a Grosseto, la mia prima volta a Grosseto, e quindi vediamo, speriamo di portare tanta gioia a Grosseto. Maggio Musicale Fiorentino è una bellissima realtà, insomma una delle fondazioni più prestigiose d'Italia, e questa è la mia seconda volta. L'anno scorso a gennaio siamo però rimasti a Firenze, quindi quest'anno siamo andati in decentramento. È un'orchestra piena di musicisti con la M maiuscola, quindi sarà una bella serata. L'America mi ha insegnato molte cose, ma mi ha fatto capire quanto italiano sono. Quindi è partito tutto da qui, e poi per me essere in Italia, fare opera, fare musica in Italia significa mettere il marchio Made in Italy, e poi si può andare all'estero, ma bisogna tenere le radici qui e poi portare la musica dappertutto. Non c'è una città meno importante o più importante. Il presidente Casellati è arrivata in prefettura accompagnata dalla scorta intorno alle 19 con il marito e il figlio. Ad accoglierla c'erano il prefetto Cinzia Torraco e il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Abbiamo avuto un piccolo colloquio conviviale, informale in prefettura. Io le ho detto che noi siamo la capitale dell'agricoltura, della cultura, di tante cose. Appunto, lei non conosceva molto bene Grosseto, ma si è ripromessa di venirci a trovare. Ci ha raccontato che era appena tornata da un viaggio sia in America che ultimamente dalla Russia. Ha un grande rapporto internazionale a livello relazionale che porta innanzi diversi progetti, molti dei quali ruotanti attorno allo sviluppo culturale del nostro paese. È un grande onore che il sovrintendente Chiarotti e tutto il Maggio Musicale Fiorentino fanno alla città di Grosseto, di questo ovviamente lo ringraziamo. E Alvise Casellati è uno dei direttori d'orchestra emergenti più importanti, più affermati. Il tutto questa serata è stato poi allietato dalla visita privata della seconda carica dello Stato, che è la madre appunto del direttore d'orchestra, per cui diciamo per Grosseto davvero è stato un riconoscimento importante. C'è chi arriva dal Gambia, chi dall'Albania, hanno visto e vissuto cose terribili e ora sognano di fare chi il cuoco, chi il calciatore, chi il ballerino. Vivono a Firenze, imparano l'italiano, fanno volontariato, praticano sport, apprendono mestieri. Sono loro, i migranti minori non accompagnati, che oggi sono a Firenze, i protagonisti del video di Massimo Tarducci, presentato stamani in Consiglio regionale. Vediamo alcuni momenti. In una società sempre più globalizzata e caratterizzata da continui spostamenti, sono tante le barriere che si frappongono, se non alla libera circolazione delle merci, alla libera circolazione degli individui, soprattutto da quei luoghi in cui trascorrere la propria esistenza nel villaggio, nel paese o nella città che si riconosce come la propria casa diventa impossibile a causa di violenze e guerre. Ma è importante anche capire lì dove lo Stato, attraverso il Ministero degli Interni, riesce a concretizzare e a realizzare delle cose importanti. Ragazzi, avete capito? Questo è molto importante. Quindi questo è un aspetto, potremmo dire, che funziona, vero? Assolutamente. Tutti i finanziamenti che vengono dati vengono molto controllati. Cioè, non è un finanziamento che viene dato e poi non si sa che cosa si fa, come vengono cresciuti questi ragazzi. E lo dico anche perché ci sono molte polemiche su questo, le sentirete anche ai telegiornali, alle informazioni
che trovate, mentre la vita di questi ragazzi non è una vita buttata lì, cioè tutto quello che loro fanno è misuratamente controllato, nel senso che se fanno un corso di piano devono frequentare, se non frequentano non hanno più diritto al corso, se vengono iscritti a un corso sportivo ugualmente devono impegnarsi, seguire le regole. Se vivono in un appartamento devono mantenerlo in maniera civile rispettando un vademecum che viene loro dato per vivere lì. Quindi niente è lasciato al caso, la loro vita è, diciamo, non controllata ma regolamentata. Una domanda frequente dei compagni, diciamo, che non vengono ai nostri corsi, quindi italiani oppure le seconde, terze generazioni che non hanno bisogno dei laboratori linguistici, chiedono spesso: ma voi al centro CEFAR che cosa fate? Vogliamo venire anche noi? Alle volte scatenano anche dei pregiudizi, secondo me vengono lì e si divertono, voglio venirci anch'io. Allora negli ultimi tempi, insomma, è una cosa, cerchiamo di rafforzare la, come dire, una restituzione di quello che facciamo nei nostri laboratori, nelle classi, quindi se c'è bisogno di preparare, diciamo, un'interrogazione, cerchiamo di presentare in maniera piacevole e dettagliata tutti i passaggi che abbiamo svolto, perché un laboratorio è molto complesso, non si tratta solo di preparare un'interrogazione ma di fornire le parole, di approfondire alcuni argomenti, di curare gli interessi dei ragazzi. Questa è la mia carta. Pensi che il mio sogno per firmare professionale di calcio, volevo fare calcio. Calcio. E terminiamo con un'ultimissima notizia che riguarda il processo per la strage di Viareggio. Il sostituto procuratore generale di Firenze, Luciana Piras, ha chiesto condanne scontate di 6 mesi per i manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di appello per la strage ferroviaria, dicendo che le diminuzioni sono dovute solo alla prescrizione scattata nel maggio 2018 per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose. Le condanne così riformulate vanno da 7 anni e 6 mesi a 8 anni e 10 mesi per 9 dirigenti di società estere del trasporto ferroviario. E con questo io mi fermo, grazie per averci seguiti, arrivederci.